Ciao Arnold, quindi non ti danno il gelato se non hai soldi? Forse dovresti provare a lavorare. Sono impressionato, Arnold. Hai trovato un lavoro. Ma sai almeno cos'è un esaminatore del poligrafo? Arnold, vedo che stai mentendo. È facile capirlo dalla tua reazione fisiologica. Ma altre persone possono controllare meglio le proprie emozioni. Un esaminatore del poligrafo è qualcuno che può capire se stai mentendo o dicendo la verità usando una macchina della verità. Abbiamo qualcosa chiamato sistema nervoso simpatico e se qualcosa va storto, ci prepara a combattere. Aumenta la frequenza cardiaca, induce la sudorazione e aumenta la pressione sanguigna. Quando mentiamo e sappiamo che stiamo mentendo, anche questa è una situazione minacciosa. Arnold, non te l'ha detto nessuno! Per lavorare come esaminatore del poligrafo, prima devi fare il test su te stesso. Non preoccuparti, amico. È una procedura semplice. Non hai niente da nascondere. Oh sì. Esistono pochi modi per ingannare una macchina della verità. Ad esempio, stringere lo sfintere. Questo attiva il sistema nervoso e aumenta la pressione sanguigna. Quindi le letture non saranno accurate. Inizia ad allenarti, Arnie. Basta, non esagerare. Congratulazioni, Arnold. Ora sei un esaminatore del poligrafo. Dai, non ricordi come collegare tutti i fili? Quindi pensi di poter individuare le bugie meglio di un poligrafo? Sai quante volte una persona riesce a indovinare correttamente una bugia? Il 50% delle volte, che è esattamente la stessa cosa dell'ipotesi casuale, anche quando sono assolutamente sicuri di avere ragione. Le persone che mentono molto sperimentano un aumento del 22% della materia bianca nel cervello. Tuttavia, la loro materia grigia, cioè i neuroni, diminuisce del 14%. Quindi i cannibali potrebbero essere i migliori per capire se sei un bugiardo o no. La mitomania è un disturbo che costringe una persona a mentire. Inoltre, una persona con questo disturbo crede alle proprie bugie. Quindi la macchina della verità non aiuta in questo caso. Una variante di questo disturbo è la sindrome di Munchausen, in cui una persona finge di avere una malattia e ci crede davvero. Forse il tuo metodo di indovinare potrebbe funzionare qui. Sì, a volte è una professione rischiosa. Meno male che hai allenato il tuo sfintere.